centro, all'inizio delle sue priorità, questioni che uniscono i popoli di tutto il mondo, in Siria, in Italia, in Latino America. Ci si batte per la parità di genere, l'autonomia delle donne, per la giustizia climatica, per l'autodeterminazione dei popoli. Allora, oggi, questo paese, il paese di Lorenzo Orsetti, deve fare quello che Lorenzo Orso de Cocher ci ha insegnato a fare. Dobbiamo difendere i nostri ideali. Oggi, questa piazza, siamo tutti Lorenzo Orsetti, siamo tutte Arin Mirkan, siamo tutte Avril Khalaf, siamo tutte e tutti insieme con le compagne e i compagni che stanno eroicamente difendendo la rivoluzione. Ma come dice una delle canzoni della nostra resistenza, quella che ha sconfitto già una volta il nazifascismo, l'eroismo non è sovraumano. Allora difendere la nostra terra non è qualcosa che qualcun altro ci chiederà di fare o ci insegnerà. Lo impariamo insieme, lo facciamo insieme. E allora oggi i nostri piedi camminano nelle strade di Milano, ma i nostri cuori battono a Tel Abyad, a Serekanie, a Derik, a Kamislo. E allora facciamo sentire a questa città, facciamo sentire al nostro governo, al Parlamento, facciamo arrivare la nostra voce dai nostri compagni e le nostre compagne, ma che gli dia coraggio e amore e rispetto, ma soprattutto facciamolo arrivare invece tagliente e determinante.